E ancora battaglia sulla scuola in Campania. Dopo il caos del primo giorno e le polemiche che ne sono seguite, oggi la situazione è migliorata. Ingressi contingentati e più controlli anche dopo la nota dell'unità di crisi che ha raccomandato ai sindaci di predisporre un monitoraggio all'ingresso per evitare assembramenti. Il comune di Napoli ha organizzato un piano di sicurezza specifico. Con il comandante Ciro Esposito della polizia locale ha agito con un monitoraggio, quindi in modo tale da evidenziare quali fossero le criticità puntuali. Agiremo sulla base di segnalazioni con la polizia locale. Nel frattempo, ovviamente, per quanto riguarda invece gli hotspot presso e gli assembramenti presso le stazioni di trasporto, il comune ha fatto richiesta alla protezione civile, anche su indicazione del prefetto, alla protezione civile regionale, di un corso di forza. Questo è il quadro, ma oggi è andata molto bene. Intanto, sempre a Napoli, un gruppo di docenti del liceo Alberti ha scritto al Premier Conte e al Ministro Azzolina, oltre a De Luca e De Magistris, per dire no al rientro in classe da lunedì prossimo. Per i firmatari, i presidi di sicurezza sono insufficienti, frutto, dicono, di un compromesso al ribasso tutto politico. Timori per le classi, considerate veicolo di contagio, per le quali non bastano gli ingressi scaglionati o in orari differenziati. Di qui l'SOS indirizzato alle istituzioni locali e nazionali. In città però la situazione resta complicata. Al Maria Ausiliatrice del Vomero sospese le attività in presenza fino a fine mese. Tutto è partito dal contagio tra i familiari di una piccola alunna e di quattro suore risultate positive al Covid.